sia la scuola, come diceva Piero, che la manderebbe, in realtà deve realizzare quello che prevede l'articolo 3 della nostra Carta Costituzionale, ossia il miglioramento dell'individuo. La scuola deve formare i cittadini. Invece abbiamo una visione assolutamente, ribadisco, in micro economica, per cui tante piccole scuole statali privatizzate e tante scuole privatizzate che andranno avanti con i soldi statali. Perché quindi abbiamo, e questa è la cosa che rende, a prescindere dal discorso della valutazione sul quale si può discutere, si può disquisire, ma non è assolutamente accettabile che si abbia nella scuola un dominus, un padrone, e questo padrone di fatto, questo padrone stabilirà tutto. Basta leggere l'articolo 7, che l'articolo 7 attribuisce al dirigente scolastico praticamente tutto. Per chi l'avesse letto, lo ripeto, in buona sostanza, cosa dovrà fare? Dovrà svolgere le funzioni di gestione delle risorse finanziarie strumentali, garantire i risultati del servizio, responsabili delle scelte didattiche e formative, nonché della valorizzazione delle risorse umane e del merito dei docenti. Leggendo questo articolo, appunto, dire ausit gloria verbis, ci troviamo di fronte che diventano onniscienti, onnipotenti, opera legis. A questo punto dobbiamo solo dire che potranno creare cavalieri e curare i malati con l'imposizione delle mani, sperando che almeno per ora ci sia risparmiato lo ius prime noctis. Ora, detto questo, questo è giusto un articolo, ma ce ne sono tantissimi che restano, che ci restano grande preoccupazione. E non stiamo facendo l'interpretazione di questo corpus iuris, è solo letterale. Abbiamo già cominciato ad affrontarlo nell'articolo 2, ridando potere e centralità agli organi collegiali, senza andare a scatturare, perché io credo, questo è solo convinto, io salvo questo approccio della riforma, insomma, io credo che sia anche giusto dare maggiori responsabilità. Necessariamente, però noi non dobbiamo avere paura del cambiamento.
quale questa solidarietà. È un tema aperto, perché io non penso che lo Stato, non penso che sia giusto che lo Stato dica a docenti precari che in questi anni hanno contribuito a portare avanti la scuola, perché no, abbiamo scherzato, tutto quello che fa questo non è normale, se vinci il concorso l'anno prossimo bene, altrimenti vai a casa. Non credo che sia giusto. Quando avremo risanato tutto il patrimonio edilizio della scuola pubblica, quando avremo coperto tutti i buchi, quando avremo eliminato le classi scolari, quando avremo una scuola pubblica d'eccellenza, ci dovremo consentire di cominciare a spendere un euro sulla scuola pubblica. Questo è il mio pensiero. Non so se io tanti anni. Abbiamo proposto, abbiamo discusso, non c'è. Adesso c'è un'inversione di tendenza. Dite la voce. Dite la voce. Sì, la colleghi.
magari fosse vero questo che questo sono cioè 100.701 stipendi in più di pagare. Durante la TV o durante le
dei convegni venivano sui fatti. I fatti parlano di un documento di economia e finanza 2015, quindi depositato dal governo, in cui c'è una frase che vi riporto integralmente. La previsione della spesa per istruzione in rapporto al PIL presenta una sostanziale stabilità fino al 2016, poiché le misure di contenimento della spesa per il personale previste dalla normativa vigente trovano compensazione nelle risorse stanziate dalla legge di stabilità per gli interventi di riforma del settore. Cosa significa? Che i tagli che io ho fatto sul comparto della scuola li rendo in pratica, li faccio scomparire questi tagli mettendo 1 miliardo in legge di stabilità per la prima scuola. Okay. Quindi non parlate più di nuovi investimenti, sono stati fatti tagli al settore stesso nel 2015 e poi se ne ha risparmiato un miliardo di assunzioni. Allora possiamo pensare che per il futuro è diverso, visto che per il 2016 si parla di 3 miliardi. No, il futuro non è diverso, uguale a questo, perché sotto, sempre nel DEF, c'è la tabella che riporta l'andamento della spesa per istruzione dal 2010 fino al 2050 e parte da un 2010 con un 3,9% di spesa pubblica di istruzione per il PIL fino ad arrivare al 2060 al 3,5%, quindi perde 4 punti percentuali di PIL, 0,4 punti percentuali di PIL, quando già lo Stato italiano si trova rispetto alla media europea 40 miliardi in meno di spesa pubblica nel settore dell'istruzione. Altri dati, bilancio 2014-2015, per il capitolo istruzione 41 miliardi e 213 milioni. 2015 41 miliardi e 123 milioni. Bilancio 2015 41 miliardi e abbiamo detto 123 milioni, 2016 40 miliardi e 999 milioni. Quindi vanno a mancare ulteriori risorse nel 2015. Quindi quei 3 miliardi che oggi stanno nel piatto, se saranno garantiti in legge di stabilità, se li vedremo in capitolo di bilancio, saranno previsti tagli ulteriori per miliardi, ancora più di 3 miliardi, visto che si prevede un abbassamento della spesa pubblica per l'istruzione. Questi sono i dati di fatto. E quando quindi io sento, quando sento una persona che dice no, abbiamo messo 7 miliardi nell'istruzione, come fa la scuola scioperare, non posso più credere per tutte le altre cose che dice, perché sta dicendo un falso a partire dall'inizio. L'apertura che c'è stata in commissione, noi abbiamo seguito i lavori di commissione e abbiamo visto delle truffe semantiche avvenire articolo per articolo. Cioè, prima il dirigente elaborava il piano dell'offerta formativa, oggi lo definisce. Capite il grosso cambiamento? Prima, il dirigente sceglieva il docente, adesso l'individua. Cioè, allora, se noi dobbiamo stare all'interno di una commissione che sembra voler mostrare solo per i giornali che ci siano delle aperture per magari cercare anche un po' di convincere l'opinione pubblica che questo governo sta ascoltando la scuola, noi diciamo che non è vero. Possiamo fare 1000 esempi su tutti gli articoli approvati che le modifiche attuate sono per lo più formali, non si sta cambiando la sostanza del decreto e lo si sta facendo con poi degli emendamenti che arrivano dalla relatrice, che voi non conoscete tecnicamente cosa accade, però ve lo spiego io. Arriva un emendamento della relatrice sul secondo articolo, quando viene approvato l'emendamento della relatrice decadono tutti quelli dell'opposizione e tutti quelli degli altri partiti. Questo succede. Cioè, quindi è una tecnicamente chiamata anche canguro, ma è una cosa che tu in qualche modo
per azzerare quel dibattito su tutti gli altri emendamenti. E quello che sta facendo il Partito Democratico, a mio avviso, è semplicemente un'operazione di correttura di bozza, che è stato un disegno di legge scritto anche male, al di là, diciamo, del contenuto. Sul piano assunzionale abbiamo fatto un'idea diversa. Pensiamo che proprio perché la scuola è stata colpita da Forza Italia, dal PDL, dal centrodestra, in quanto all'epoca ha fatto numerosi tagli nel mondo della scuola, pensavamo che doveva esserci un momento di rilancio della scuola per tutti i guasti che ha subito in quell'occasione. Abbiamo pensato come Movimento 5 Stelle ad un piano pluriennale di assunzioni da fare in 5 anni. Se non ci sono le risorse subito da utilizzare, si può fare un piano di assunzioni triennale, quinquennale, ma un piano serio che mette fine, diciamo, a tutto quello che sono stati i guasti fino ad ora. Noi prevediamo l'assunzione della graduatoria ad esaurimento, il supporto delle assunzioni degli abilitati e in parallelo i concorsi ogni 2 anni, che permetteva sia agli abilitati sia a quelle persone che raggiungevano i 36 mesi di comunque provare la strada della graduatoria di merito. Quando arrivate al 2020 o al 2018 si può partire con un nuovo modello di formazione corso concorso, che noi pensiamo come corso concorso che entro sommato sul fabbisogno, che entro 3 anni deve essere stabilizzato il docente, e lì finisce, chiude un'epoca che è stata quella in cui la scuola è stata massacrata in questo modo. Invece adesso che cosa si fa? Si fa l'operazione di svuotamento delle gare senza pensare al fabbisogno reale della scuola. Cioè, noi ci siamo fatti dare un supplemento di istruttore, perché i numeri secondo noi che all'inizio della relazione tecnica erano sballati, e dal supplemento di istruttore che abbiamo ottenuto, invece abbiamo ottenuto i dati reali, e abbiamo visto che c'è un disallineamento tra le assunzioni che vuole fare il governo, le 100.000, e il fabbisogno scolastico. Cioè, se io devo andare a coprire le cattedre vuote, per chiarirci, quelle 120.000 che sono state date lo scorso anno a supplenze fino a giugno e fino ad agosto, io non riesco a prendere tutti i docenti dalle graduatorie ad esaurimento. Riesco a prendermi solo circa 50.000. Quindi che cosa farò? Significa che io gli altri 50.000 me li vado a prendere da quel decisore, indipendentemente da quello che farà il dirigente scolastico, l'autonomia. Anche questa storia dell'autonomia è una farsa per svuotare la graduatoria di esaurimento. Al dirigente diranno: guarda, tu c'hai il docente di geografia, quello di latino, quello di italiano, devi fare queste cose qui, perché le puoi prendere solo dalla graduatoria di esaurimento. Se invece diceva tu vuoi su molti assumere anche gli abilitati, allora lì ci sarebbe stata la vera autonomia, perché il dirigente poteva dire: io voglio insegnanti di informatica, che in graduatoria non ci sono abbastanza, in graduatoria di esaurimento, poteva fare un potenziamento di innovazione didattica digitale all'interno della scuola, prendendosi per esempio qualche docente di informatica in più o altri temi, e lo poteva scegliere realmente. Invece no, qui in pratica si sta dicendo: io voglio fare la macedonia, però lo devi fare solo con le banane. Questo in sostanza è quello che stiamo dicendo di questa economia. Per quanto riguarda l'alternanza scuola-lavoro, anche qui c'è affronta il tema un attimo del dirigente. Per quanto riguarda il dirigente, il merito, io penso che tutti, io da docente, penso che ma da parlamentare, ma penso che tutti siamo d'accordo sul merito nella scuola. È importante valorizzare le figure che riescono a dare qualcosa in più ai soggetti, ma noi non pensiamo che l'obbedienza significa merito. Cioè,
Io sono stato di l'80% delle mie esperienze con i dirigenti mi sono trovato in conflitto. Però se andate a parlare con i genitori e gli studenti della mia scuola, apprezzano tutti il lavoro che ho fatto da docente. Allora che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo diventare dei docenti che obbediscono a delle misure magari sbagliate degli studenti solo perché imposte dal dirigente. Questo è il modello che ci propone questo governo. È un modello che naturalmente non possiamo avallare e contrastiamo. Ma non c'è nessun presupposto pedagogico in questa riforma. Abbiamo fatto un incontro a Pescara incontrando un professore universitario di pedagogia dell'Università di Bologna che dice il mondo dei pedagogisti con storia universitaria è in subbuglio su questo sistema perché non c'è alcun presupposto pedagogico su cui si basa questo impianto. Ma è un supporto di tipo di mercato, competizione tra i docenti per avere il premio, obbedienza al capo, competizione tra le scuole per reperire risorse, e questo porterà naturalmente a dire allo Stato, dopo un po' che questa riforma sarà approvata, tu dirigente non sei stato bravo a raccogliere risorse, non sei stato bravo a scegliere i docenti, chiudi la tua scuola. Perché non è colpa dello Stato, sei stato tu che sei stato incapace, ti ho dato l'autonomia. E questo è il modello di mercato, non più un modello che parte dalle esigenze del territorio. Non bastano 10 milioni, mi dispiace, non bastano 10 milioni a un fondo per rispondere alle esigenze dei... Sono 8.000 scuole, quindi praticamente parliamo di residuos. E sull'alternanza, anche alternanza scuola-lavoro, anche qui... Io sono docente in un professionale, ho fatto proprio la figura di raccordo con le imprese. E qui in Campania io mi sono reso conto che il problema principale è che le imprese non sono pronte ad accogliere la formazione degli studenti, cioè non hanno nessun tipo di incentivo, non hanno nessun tipo di struttura per accogliere una formazione seria degli studenti. Che cosa fa il governo? Aumenta le ore. Quando io nel professionale studiavo 4 anni c'è cioè riuscire a fare 200 ore in 2 anni riuscire a fare 200 ore in 2 anni perché non si trovavano le imprese che volevano fare queste 200 ore in 2 anni perché era un progetto lungo. Oggi che fai fa 400, come se aumentate le ore risolve il problema, invece di aumentare invece la qualità o dare degli incentivi seri alle imprese che investono in una formazione seria, adeguino gli spazi, adeguino il loro personale per fare formazione. Queste sono le proposte che abbiamo fatto noi di alternanza scuola-lavoro. Questi quindi sono gli impianti che contestiamo. E l'unica cosa che io mi sento di dire è di non abbassare la guardia perché a nostro avviso non c'è nessun segnale da parte di questo governo e della maggioranza di cambiare gli aspetti sostanziali. Se poi ci dobbiamo mettere lì a tavolino a discutere delle virgole, sinceramente abbiamo cose più importanti da fare. Noi dobbiamo cambiare gli aspetti sostanziali. Quando ci sarà questa apertura reale, noi ci siamo, abbiamo delle proposte, abbiamo fatto 800 proposte emendative sul merito, perché il governo l'impianto secondo noi è da stravolgere. E che cosa ha fatto il governo? La maggioranza ne ha tagliate 750, ha detto no, voi dovete discuterne solo 48, due per articoli. Cioè immaginate, sul piano assunzionale possiamo fare due proposte come un Movimento 5 Stelle, una forza politica che rappresenta 9 milioni di italiani. E questo è il dialogo sull'articolo delle deleghe che possiamo presentare a due proposte, e ci sono 13 deleghe. Tiriamo a sorte quale delega stracciare? Allora, facciamo le cose seriamente, l'abbiamo detto dal primo momento, piano assunzionale separato dal disegno di legge, prendiamoci il tempo che ha necessità il paese di discutere una riforma se la dobbiamo fare seria sulla scuola, e così risolviamo tutti i guasti. E poi facciamo il piano assunzionale, che quello non deve essere un'elemosina, quello è dovuto alla scuola, alla scuola
scuola ci mancano 160 cattedre, 160.000 persone che vanno, fanno delle cattedre annuali, quelle vanno coperte subito, perché già sai che quelle ti servono per tutto l'anno e non c'è, non è un'elemosina che si sta facendo a modo della scuola. Grazie. La cosa che è stata evidenziata, ma credo che debba essere ancora più evidenziata, è che sia inaccettabile che il progetto piano dell'offerta formativa possa essere fatto da una sola persona. Ora, giustamente si può fare qualsiasi salto semantico, qualsiasi interpretazione esegetica, ma io credo che per andare a modificare le cose si debba avere un mandato elettorale ben preciso, e non è un caso che poi io ho qui proprio quello che diceva il sapere, l'Italia è giusto sapere il programma elettorale del PD. Evidentemente all'epoca chi ha votato si trova di fronte a una situazione totalmente diversa, anche proprio come modus operandi. E quello che poi ci fa preoccupare è che la politica entrerà nella scuola in un sistema molto semplice: il direttore scolastico regionale controllerà i dirigenti scolastici che devono controllare i docenti, e abbiamo fatto una scuola di regime. Allora, diamo la parola. Guardate, io proverei a fare una brevissima valutazione di merito e una brevissima valutazione di metodo. Partirei da quella del metodo. Io non sono tra gli appassionati di questo uso anomalo nell'appellare i disegni di legge. Questa il limite del sostantivo e dell'aggettivo apodittico che rendono così il testo definito buona scuola a prescindere dal merito, mi sembra un limite tutto di marketing che fuorvia la sostanza e che non alimenta un dibattito costruttivo. Non ha alimentato e non alimenta. Ma d'altronde, devo dire, non mi meraviglio straordinariamente se lo scorso anno abbiamo assistito a tre altri episodi che hanno riguardato la scuola. Penso al progetto Scuola Nuova, penso al progetto Scuola Sicura, penso al progetto Scuola Bella. Tre finzioni che hanno ulteriormente allontanato gli standard di qualità necessari nel Mezzogiorno dalla restante parte del paese. Fu passata quell'operazione come un'operazione che serviva a dare risorse al sud, lo ricordate? E in realtà per la scuola bella l'80% delle risorse erano effettivamente utilizzate nel Mezzogiorno, in modo particolare in questa regione e ancora di più in questa provincia. Dimenticarono però di precisare e non avendo la forza di rappresentare questa condizione, che è vero che l'80% di quelle risorse venivano utilizzate per il Mezzogiorno, ma che annullato servivano se non a pagare una condizione di precariato storico rappresentata da DSU nella scuola, e che una quota pari di risorse era utilizzata al nord per il personale ATA. E poi su scuola sicura il 91% delle risorse al nord, e poi su scuola nuova 87% delle risorse al nord. Dico questo, guardate, non per contestualizzare né per contestare i dati e i numeri che ci ha fornito il collega Aiello, peraltro in sua assenza mai lo farei, ma solo per precisare che se c'è stata una disattenzione, talvolta c'è stata, qui siamo negli ultimi anni, negli ultimi mesi, siamo in una condizione di truffa, che è cosa ben diversa
da scelte semmai strategiche sul piano della condizione culturale e ideologica, talvolta errata, ma non il tentativo della truffa. Questo provvedimento, guardate, vede Forza Italia interessata, e lo dico con franchezza, sapendo di non raccogliere applausi, vede Forza Italia interessata per capire davvero questo governo quanto ha voglia di investire non sul precariato, quello è indispensabile, è necessario, ma non può essere quella la prospettiva della nostra scuola. È evidente in sé, il dato non lo dico io, ma ognuno di voi meglio di me saprebbe indicare come la stabilizzazione del precariato rappresenta in sé un elemento di debolezza sul piano della qualità. Non è antinomico, ma è evidente che è ben distante da quel modello che voi prima di me vorreste, ma è indispensabile e non pensabile procedere per alimentare nuove sacche di precariato e prevedere poi una presunta riforma. Quindi ben venga quella stabilizzazione, ma quella stabilizzazione non rappresenta assolutamente la buona scuola, rappresenta la chiusura di una stagione del passato, di una scuola non buona. La buona scuola vorremmo leggerla, vorremmo vederla, vorremmo misurarla, e vorremmo misurarla come stiamo facendo noi in commissione, non come fanno altri gruppi legittimamente, che scelgono talvolta il tetto, talvolta i corridoi. Noi preferiamo confrontarci sul merito delle questioni, e accenno a un paio di questioni critiche con merci scoperti e sulle quali vi ho precisato fin da subito, so di essere in larga minoranza a quest'ora. Guardate, noi da sempre abbiamo lavorato perché il dirigente, il preside, potesse assumere un ruolo di maggiore peso, di maggiore responsabilità. Lo abbiamo detto, lo ribadiamo, non ce ne vergogniamo. Ma il tema è un altro. Il tema è misurare questo peso. Il tema è esattamente provare a misurare rispetto ad un ruolo totalmente nuovo nella cultura del nostro paese, nella cultura relazionale, nelle criticità relazionali e sociali, e immaginare quale debba essere il contrappeso rispetto ad una condizione che nessun altro dirigente avrebbe, né nelle attività pubbliche né in quelle private. È evidente che qui vi è un vulnus straordinario rappresentato dall'assenza di contrappesi, e in assenza di contrappesi anche un'opportunità positiva diventa una criticità, diventa una opportunità negativa, diventa un elemento che disarticola i rapporti organizzativi e di prospettiva formativa nell'ambito dei singoli scuole. E altra questione, e lo dico subito, io non sono così persuaso come lo sono altri colleghi che in queste ore migliorerà tutto. Io non sono persuaso di questo, sono convinto che un uomo solo al comando non funziona. E questa operazione è un'operazione da un uomo solo al comando. Ed è un'operazione che si replica paradossalmente anche su quel dirigente, rendendolo solo in questa dinamica. E se non funziona quel dirigente, uomo solo al comando, perché mai funziona l'uomo solo al comando a Roma? Diventa così, continua a essere così, e nessuno me ne voglia, una scuola che ha una prospettiva di scarsa qualità, che paradossalmente alimenta, senza dare risorse, le scuole non statali, e le alimenta, guardate, per un meccanismo di competizione sul fronte della qualità, se continuiamo a non investire in innovazione, in modernità. È evidente che il fronte, al di là delle risorse che vengono investite sul fronte delle paritarie, è evidente che il fronte che si apre è un fronte di competizione sulla qualità, sull'offerta formativa per le famiglie.
un carrozzone a spesa crescente non collegato alla qualità. E provo a concludere. In queste ore c'è stato un fatto nuovo, un fatto che non ha precedenti nella storia delle politiche della scuola. E il fatto nuovo è un grande sciopero. Io sono tra quelli che ritiene che quando c'è una grande mobilitazione sociale prima va ascoltato. A prescindere, come dire, se c'è una grande mobilitazione sociale ci possono anche essere delle fuorvianti azioni di propaganda, ma prima vanno ascoltate queste ragioni. Ed è una grande mobilitazione a cui abbiamo assistito, che per la prima volta è una grande mobilitazione di tutta la scuola contro chi governa e per la prima volta contro un Presidente del Consiglio presunto riformista e di sinistra. È evidente che se questa è la condizione si apre al nostro Paese un dibattito che va nel merito della questione, ma va anche oltre il merito della questione. Noi ovviamente siamo interessati a questo dibattito, a contribuire in Parlamento e in Commissione perché si possa migliorare questo risultato, perché insomma si possano chiarire le posizioni, perché insomma si possa migliorare la media italiana tra studente e docente, perché insomma si offra una qualità maggiore ai nostri ragazzi, perché si lavori non solo sul piano di assunzione e di stabilizzazione, ma perché si lavori accanto a quel piano ad un sistema di valutazione e di formazione che ci faccia uscire non solo fuori dal precariato, ma ci faccia uscire fuori dall'assenza di merito e dall'assenza di investimento su questo fronte. Guardate, inviterei a riflettere su uno studio non recente, che però io ho letto di recente, sulla motivazione di scelta delle categorie professionali del proprio lavoro. Io ho la fortuna di fare il medico, ma ho avuto la fortuna di avere una famiglia molto impegnata nel mondo della scuola. E le motivazioni degli ultimi 10 anni sono motivazioni totalmente diverse di qualche decennio or sono. E le motivazioni dipendono esattamente da quel valore che il mondo della politica ha provato a limitare nei confronti di una grande prospettiva formativa rappresentata dal nostro Paese. Quindi il tema della buona scuola non è un tema, come dire, marginale o un tema limitato ad una questione di carattere, senza alcuna offesa, sindacale. Lo dico in chiave positiva, guai se non ci fosse questo sindacato, guai. Lo sentiamo e avete anche il carico e la serietà di fornirci anche strumenti cognitivi ad ogni parlamentare con una newsletter intelligente che ci offrite. Certo, in questa regione qualcosa sulla scuola e qualche risorsa è stata messa, e non è stata messa dal governo nazionale, ma è stata messa per fortuna da questa regione. Proviamo a sperare che in queste ore migliori la performance di questa norma? Io non ci credo. Proveremo in commissione ed in Parlamento a lavorare per migliorare questa norma, puntualizzando e utilizzando anche talune vostre sollecitazioni, ma provando a lavorare su quel fronte che, per esempio, per quanto riguarda i dirigenti, se rimanesse così com'è, esprimerebbe da parte nostra un giudizio non solo non positivo, ma straordinariamente contrario. Allora, ringraziamo tutti di scuola. Non posso parlare nell'ottica dell'azienda, di un'azienda, ma devo parlare in termini appunto macroeconomici, a più in termini di analisi di costi e benefici. E soprattutto non si deve mai partire, perché quando sento, i programmi sono sempre questi: la scuola italiana non fa bene, i nostri laureati vanno all'estero e vanno
a ricoprire cariche di un certo livello, dimostra proprio il contrario, che nonostante tutto questo che si sta perpetrando ai danni della scuola, grazie all'impegno di tante persone, ancora si riesce a produrre, a cacciare tecnici, laureati, diplomati di un certo livello. Ora c'era Rita che mi aveva chiesto, voleva dire alcune due cose e poi passiamo la parola. Enorme. Io credo che il punto reale di caduta sbagliata
invece le cose che invece mi convincono, è la questione di aver considerato, non considerato fino in fondo, nell'ansia del cambiamento, dirò poi perché, che questa è una comunità educante, l'avete detto tutti. Guarda, non faccio il politico che mi dice più, perché tra poco non ve lo dicevo più. Quindi no, è una comunità educante, in cui ci sono rapporti particolarmente forti e di intersezione tra vari soggetti, tra il dirigente scolastico, gli insegnanti, il consiglio d'istituto, i genitori, gli studenti. Quindi è una comunità che costruisce il cittadino di domani, ha detto il professore. Perciò l'approccio a questo mondo è un approccio molto complesso. Voi vi ricorderete, molti di voi sono giovani, non sono giovani, molti invece non lo ricordano bene, la battaglia sull'autonomia scolastica. Anche lì noi trovammo un contrasto forte sull'autonomia. Devo dire, i docenti invece ci inseguirono immediatamente, perché nell'autonomia scolastica, poi naturalmente vedremo perché poi non è andata avanti, perché nell'autonomia scolastica il docente finalmente si liberava in qualche modo dalla gabbia della costruzione di un programma, diciamo, e di elementi già determinati per costruire un progetto educativo, naturalmente, che tenesse conto degli elementi territoriali, degli elementi della classe, così, e staccando il tema della lezione solamente e unicamente frontale. Ora, questa cosa naturalmente poi è stata azzoppata dal fatto che non si sono fornite risorse necessarie, che non è stata in qualche modo, come dire, monitorata l'autonomia scolastica, che quindi è rimasta a metà sospesa, e sono fioriti poi 100 fiori, per cui questi progetti di offerta formativa in giro per le scuole e per tutta l'Italia, alcuni sono visibili, altri sono molto, molto importanti. E in questo ovviamente c'è anche un tema fondamentale, che è la questione della formazione dei docenti, che naturalmente è una tema, secondo me, anche contrattuale, quindi su questo io dirò qualcosa del pasticcio, diciamo, della cosa per la quale questo disegno di legge ha intrecciato elementi contrattuali con elementi invece assolutamente diversi. Perché tutta la materia, dicevi, del precariato, tutta la materia della formazione in servizio, tutta questa materia aveva bisogno di un confronto forte, di un confronto nel merito, nel confronto preciso con i sindacati e con le associazioni dei docenti. Questo è un punto assolutamente, e vi dico ancora di più un'altra cosa, fin dall'inizio ho pensato che per quello che riguarda, questo è un perché quello che riguarda la stabilizzazione dei precari, una vecchia storia, no? Dei governi democristiani in poi, non so se lo deve ricordare, c'è molto grande formazione se lo del precariato, perché naturalmente gli insegnanti allora che erano le vestali della classe media, cioè quelli che in qualche modo erano, diciamo, favoriti nella assunzione, nell'entrata nella scuola, naturalmente perché c'era una situazione di scambio di consenso, diciamocela bella fino in fondo. E anche questo egualitarismo tra gli insegnanti delle scuole, 5 lire a tutti, senza riconoscere la diversità del lavoro all'interno delle scuole, e penso che nessuno di voi pensi che il lavoro dentro la scuola sia uguale per tutti quanti voi. Pensi che non sia così, perché legittimamente c'è qualcuno che fa le sue ore di lezione e vuole andare via, scegliendo di andare, e legittimamente c'è gente che si fa, diciamo, il lavoro fino a tardi, eccetera, eccetera, che deve essere riconosciuto. E in questo momento però, consentitemi, nelle scuole ci sono anche cerchi magici, e non di qua. Cioè il dirigente ancora anche oggi, poi vengo alle questioni, sceglie. E ancora oggi il dirigente sceglie a secondo dei criteri che non sono
docenti molto bravi, ne conosco tantissimi, e meno male. E ci sono docenti che in qualche modo hanno una dialettica, diceva Gallo, di contrasto e di battaglia all'interno con lo strumento del collegio dei docenti, che per carità di patria non entra nel merito di come a volte il collegio dei docenti funziona. Ci sta un gruppo che fa la battaglia, un gruppo che vede l'orario per andarsi a casa e un gruppo che pensa che lo stipendio è un aggiuntivo rispetto a quello che invece è la sua status sociale. No, io le dico queste cose perché io sono stata un'insegnante che portava attenzione. Quindi noi per questo abbiamo una situazione che non può essere affrontata con l'accetta. Dice, si deve fare la mossa del cavallo, nel senso che bisogna togliere questa cosa del precariato e affidare ad una contrattazione in un decreto con le parti sociali e fare una base sul disegno di legge, che non deve ascoltare, che per me è stato sbagliato fin dall'inizio, consentitemi, di parlare dei docenti come una riforma. Questa non è la riforma della scuola, sia chiaro, perché la riforma significa affrontare annosi problemi che ci siamo portati a lungo e avanti, che sono la riforma della scuola media, che non funziona più com'è, così com'è, non risponde più, però per i docenti, non risponde più. La questione dell'obbligo, la questione del 06, tutta una serie di questioni che sono la riforma. E guardate, che su queste cose non si può dare delega al governo. Però, scusami Luigi, il punto è un altro, no, scusami Luigi, il punto è un altro. Consiglierei però, non so se c'è, consiglierei però un attivismo maggiore di parlamentari, e quindi se il Parlamento deve funzionare, deve funzionare attivamente, con proposte e disegni di legge sui quali chiamare a confrontare il governo. Perché io così facevo, però non lo so cosa succederà. No, quali altri? Altri di chi? Il governo è mio, se mi consente. No, no, sto facendo. La questione che si affronta nel disegno di legge, e dico
la base costruttiva, diciamo, sulla quale poi dovrebbe arrivare una riforma, la riforma della media, la riforma, cioè la riforma vera e propria, cioè mettere in grado la scuola di accettare, di poter organizzare una situazione positiva per accogliere per il lavoro. Per fare questo, il disegno di legge si sbilancia fortemente, perché voi sapete che il progetto di offerta formativa annuale veniva in quanto costruito dal collegio dei docenti, eccetera, eccetera. Mentre qua si salta i pari e si parla di una responsabilità sulla quale non sono d'accordo, perché è chiaro che il dirigente scolastico deve avere una responsabilità, è chiaro, no? Mi pare di bene. Ma non la può avere, diciamo, se non come già, cioè se non come quello che è stato detto che non si può fare. Qui invece si fa un salto a più pari. Nella, come dire, intenzione, penso, di chi lo ha redatto in questa maniera, si affidava questa questione al dirigente scolastico, in quanto questo dirigente scolastico c'era una scelta di trasparenza dal momento che doveva debolmente sentire il collegio docenti e poi darlo in discussione al direttore scolastico regionale e al mio collegio regionale. Ma questo è qualcosa che non, come dire, incrocia la comunità educante, che si sente esclusa. Questo è il punto vero. Cioè tu non puoi, io posso, perché penso che tutti quanti noi pensiamo che il dirigente dell'autonomia debba avere oneri e, diciamo, responsabilità, deve quindi in qualche modo guidare una squadra, ma se il collegio dei docenti, cioè se la comunità educante si sente esclusa dalla scelta didattica, la cosa non funziona, la cosa non funziona. Per cui questa cosa, come Partito Democratico, non sono d'accordo che è soltanto un fatto di parole, lo ha cambiato, di questo, perché ritorna il collegio dei docenti che elabora il piano triennale, il collegio dei docenti, naturalmente su un indirizzo di qualcuno che fa una proposta, che è il dirigente, dopodiché viene approvato e votato dal consiglio d'istituto. Questa è la nostra posizione, cioè ritornare ad una discussione piano triennale non offre, attenzione, non piano annuale. Piano triennale nel quale si costruisce l'offerta formativa triennale insieme ad un dirigente che si assume la responsabilità di fare una proposta, un collegio di docenti che la elabora, un consiglio di istituto in cui ci sono genitori, studenti, eccetera, eccetera, che lo costruisce. Io non mi fermo su tutte le altre cose, cioè, ma io penso che il tema fondamentale è ridare, diciamo, alla comunità educante tutto un ruolo da. E questo è quello che il Partito Democratico nella, diciamo, commissione sta cercando di fare. Chiedo scusa perché questo è un aspetto non di poco. Vorrei sapere, ma il collegio dei docenti ha un ruolo consultivo, no, o deliberativo? Diciamo a dire questo, è consultivo o deliberativo? Partito del
se il modo come dovrei avere, io sono molto rigorosa in giustizia, sono una parlamentarista, quindi vorrei avere davanti l'emendamento così come viene presentato. Possiamo anche ricavare, se lo ricavo, l'articolo in cui l'emendamento è presentato. Quindi questo è tutto. Però penso che su questo si aprirà un dibattito, penso, in commissione, perché su questo ci sono molti emendamenti. Secondo voi, se è finito, non vorrei che l'autonomia scolastica è stato tanto apprezzato dai docenti, il lo tempore è stata una battaglia, il lo tempore, e devo dire pure io, e oggi lo dico però a posteriori forse sbagliato, all'epoca che pensavamo che fosse l'autonomia del collegio dei docenti, invece via via è diventata sempre di più l'autonomia del dirigente. Come si chiama la tua insegnante elementare, o ti ricordi il direttore scolastico di quando avevi 5 anni? Beh, io mi ricordo il nome della mia maestra, ma del direttore scolastico non mi ricordo nulla. Allora passiamo proprio più stravolgente. Ora sto sentendo, per carità, perché qua, se lei dice, se è vero le cose, che come è vero, e allora sicuramente ci sarebbe uno spiraglio, ma qua mi sembra invece allora siete dei separati in casa, perché lei mi dice una cosa e poi io sento all'altro mi cambiare la mente. Sono qui, questa cosa che mi devo
sono, perché sono i soldi della scuola. Parliamo di Parlamento, ma il Parlamento dove sta? A me sembra che il Parlamento sia stato esautorato dal suo compito, perché le proposte di legge vengono discusse nelle commissioni. Nelle commissioni vengono sostituiti i soggetti che sono dissidenti. Dopodiché si approva con la fiducia il Parlamento, non lo possiamo anche eliminare, non sappiamo più niente. Ma nella scuola cosa si vuole? Il collegio dei docenti, che era un organo deliberante, lavora braccio a braccio col dirigente scolastico. Voi non volete questo, voi volete riprodurre la stessa cosa che avete fatto in Parlamento. Una persona che decide e il Parlamento ha sentito che fa quello che vuole il dirigente, che vuole il Presidente del Consiglio. Idem nella scuola, un collegio ha servito che deve fare quello che il dirigente scolastico vuole. E poi il reclutamento sono di una parte, anche se c'è una parte degli esclusi che ha gli stessi diritti di quelli che vengono assunti. Io credo che il necessario per la scuola statale lo debba fornire lo Stato, perché è scritto nella Costituzione. Lo Stato invece consente, si permette di dare sovvenzioni alle scuole private paritarie quando la Costituzione lo vieta, perché queste scuole dovrebbero funzionare senza onere per lo Stato. Voi eliminate i finanziamenti alle scuole e li utilizzate per le scuole private. E alla fine il POF credo che nel disegno di legge è sparito, si parla di un'altra cosa, quello triennale è un'altra cosa. La qualità della scuola italiana è data da tutti i docenti, non a qualcuno o qualcuno. Poi si può finalmente dire che diciamo, il precariato può essere ritenuto un problema, non è un problema, una risorsa. Bisogna soltanto spostare il punto d'attenzione, la osservazione deve essere, punto di osservazione deve essere leggermente spostato. Noi reggiamo la scuola, perché se andiamo a vedere il numero delle persone, dei docenti precari che ci sono nella scuola, non possiamo facilmente capire tutti. Il DDL, secondo me, per come è fatto l'impianto, è completamente sbagliato, quindi anche questa lanciata. Ma visto che c'è un'intenzione testarda di andare avanti in questa direzione, secondo me non va bene. Comunque sia, ci sono delle possibilità. Prima di tutto tenere presente che ci sono delle categorie di precari, non siamo tutti quali uguali, nel senso che ci sono persone che sono abilitate all'insegnamento e quindi significa che lo Stato è riconosciuto che siamo. Viene condizione di poter sopra questo tipo di lavoro. Abbiamo fatto il pass, cioè la categoria pass, che poi si è diventata speciale, significa che hanno un servizio. Ci sono i TFA, vuol dire che hanno fatto un tirocinio formativo, adesso un bando concorsuale perché se ne dica, perché molto spesso la sua collega Lampezzi diceva che nelle gare ci sono soltanto i suoi concorsi, non è assolutamente vero. Quindi ci sono varie categorie. E c'è stata anche un'altra categoria, le SIS, che non hanno fatto altro che con la domanda. No, io non faccio domande, perché penso che ognuno di noi ha già le sue risposte. Il problema è altro, è fare delle considerazioni meglio al problema. Quando si tratta di un foglio di carta che è stracciato in tutti, qua stiamo parlando di persone, sia alunni e sia docenti, e quindi bisogna avere attenzione e rispetto nei confronti di queste persone. Voi avete detto, noi facciamo una riforma, come la vogliamo chiamare, ma ci avete interpellato, ci avete chiesto qualcosa, ci avete detto, ma scusa, puoi leggere questo testo che vedete se ti piace o no? Nessuno ha fatto questo. E io vi chiedevo a
andare a decidere su una cosa che non conosco. Mi viene proposta, la devi accettare perché è così. Un'altra cosa, noi della seconda fascia abbiamo tutto il diritto di essere assunti, perché assumiamo, abbiamo assunto il nostro servizio senza demerito, come viene spesso enunciato, e abbiamo il diritto di essere, che è una questione di giustizia, perché vorrei rispondere un attimo all'onorevole Russo. La questione dei titoli, la questione anche del paese, ho un'opportunità e un cortese evento. Sì, certamente. Allora, i titoli sono delle persone che giustamente è una categoria, ma se mi permettete, se vogliamo parlare in termini, i titoli sono idonei a concorso, sono abilità di insegnamento, che è un'altra cosa. Quindi verrebbe in un momento successivo. E poi non è previsto dal bando concorsuale. Oltre questo, la questione del prese, d'accordo, vogliamo che il prese sia un sindaco, come è stato detto da un buon Renzi, lo voglio eleggere, questo perché vanno a casa quanto dico io. Senti, la responsabilità del preside quando è la stessa cosa che sentivo dai parlamentari, cioè noi abbiamo la responsabilità, tranne poi che non paga mai nessuno per i guai che combinano, ok? E allora io credo che questo non accaso in Italia è stata additata dall'Europa come il paese con il più alto indice di corruzione, proprio perché secondo me, e questo disegno di legge lo perderà in assoluto, cioè nel senso facciamo del preside il corruttore maggiore, poi ci sarà sua figlia, un po' come succede nell'università, dove il docente esposito troverà la figlia esposito, la nipote esposito, il docente esposito. Valeria parlava di dignità. Guarda, la dignità, io intanto mi scuso per la vivacità, ci viene dagli alunni, perché noi professori con gli alunni ci siamo, magari chi fa le leggi non c'è mai entrato in un'aula, secondo me, perché altrimenti, no, perché altrimenti non si capiscono tante cose. Il disegno di legge è, ci trova totalmente in disaccordo, ma non solo per il fatto formale, non solo per il fatto procedurale, ma perché immette, come diceva Don Tonino Bello, piccoli detriti di illegalità che tuttora sono nella scuola. Figuriamoci un domani qualora questo disegno di legge venisse approvato. Va bene, grazie. Allora ora cominciamo, così diamo l'opportunità ai nostri interessi. Allora cominciamo, onorevole. No, intanto devo dire, io comprendo le ragioni sempre diverse, quindi non mi meraviglio che ci siano posizioni legittimamente totalmente diverse da quelle rappresentate dal Fabio. Tre questioni che sono state poste, devo dire, senza domande ma collocando le questioni di ruolo del Parlamento. È un problema di, come dire, di grande responsabilità democratica, c'è tutta questa questione, non c'è solo sulla vicenda scuola, c'è, lo avete visto, anche rispetto a vicende che afferiscono alla partecipazione democratica ai sistemi elettorali. C'è tutto ed è un problema, ancora non vorrei, sarebbe troppo facile per me buttarla in sociologia politica, è un problema che riguarda tutti i paesi avanzati, il nostro è un po' di più, per la sfortuna che abbiamo avuto di avere tre leader non eletti nell'arco di così poco tempo, e questo secondo me esaspera questa vicenda. Altra questione, il precariato non è un problema ma è una risorsa, chiunque di noi è una risorsa, quindi mi sembra un assioma facile da rappresentare. Il problema è che il precariato esiste e al precariato che esiste bisogna dare una via di risoluzione definitiva a prescindere. Prima di fare l'intervento di carattere politologico, insomma, va risolta questa questione e bisognerebbe mettere in campo modelli che devo dire non registro in questo disegno di legge, che consentano di evitare che questa
piaga si ripete. Vi do una buona notizia e una cattiva. La buona notizia è che noi voteremo contro questo disegno di legge, ma le ragioni sono diverse dalle vostre. Sarebbe per me troppo facile lisciare il pelo della assemblea di turno. Non sono abituato a fare così, non è il mio costume, so affrontare questioni e sensibilità diverse dalle mie. Noi voteremo contro. Se ci sono varie posizioni contrarie che generano insieme un'azione oppositiva a questo disegno di legge, noi ci saremo con le nostre ragioni che sono distinte da tante ragioni che vedo leggere all'interno del PD, a sinistra del PD e mi paiono chiare quelle dei colleghi di 5 Stelle. Le ragioni nostre sono legittimamente diverse. Se questo può servire ad alimentare un grande e ulteriore dibattito, questo è il contributo concreto che noi riusciamo a dare. Sul merito, sulla questione centrale che riguarda i prestiti, non credo di essere stato frainteso, ma è evidente che questo disegno di legge determina un uomo solo umano e non è quello che noi vogliamo rispetto alla figura del dirigente. Questo disegno di legge esaspera determinate funzioni di determinati ruoli. Laddove ci fossero delle azioni mitiganti di pesi e contrappesi, noi saremmo ben lieti di affrontare queste questioni e di contribuire nel migliorare la performance di questa norma, migliorare il sistema scolastico del nostro paese. Sappiamo bene che da questo punto di vista ci sono posizioni diverse, ma vi ho precisato con tanta franchezza che se questo è il disegno, non visto che il governo sembri non avere il tono dell'ascolto, ci auguriamo almeno che sappia contare quei voti che non prenderà il 31 maggio da tutte le persone. A nostro avviso doveva essere ancora il collegio docenti ad elaborarlo, creare una commissione ad hoc per elaborare un progetto formativo e approvare un piano di offerta formativa triennale. Ma noi abbiamo sentito anche la proposta che genitori e studenti non fossero solo consultati, ma potessero anche inserire in questo piano di offerta formativa delle proposte concrete, in modo che tutto il mondo della comunità scolastica che parliamo sia veramente, diciamo, venga veramente coinvolto nella stesura di un piano. Però il tema qui è la chiamata diretta, possiamo parlare di tutte le altre cose, ma qui è la chiamata diretta. Per la chiamata diretta, l'avete già detto, può introdurre fenomeni di corruzione, clientele, ma anche di intimidazione dei presidi. Cioè i docenti possono andare a intimidire il preside per essere presi, ma lo stesso vale per la valorizzazione, quindi quei soldi in più che i vari docenti devono ottenere. E c'è un altro aspetto che viene sottaciuto, ma il dirigente quando dovrà scegliere? Sceglierà quello più giovane o quello più vecchio? L'uomo o la donna che può andare in maternità, il docente disabile o non disabile, vedete che non sta proprio in piedi un sistema del genere, ha fatto da tutte le parti. E l'ultima cosa sulla valorizzazione del merito, io ho fatto delle esperienze di 2 anni di insegnamento anche nella provincia di Trento e lì secondo me c'è un sistema che è il migliore tra quelli diffusi in Italia, ma lì come hanno valorizzato il docente? Con una cosa molto semplice, gli hanno dato 40 ore obbligatorie di formazione retribuite e 35 opzionali, anche quelle retribuite. Quindi non è il docente che si dice male, il docente che merita, che lavora di più, si fa 75 ore di formazione all'anno e si sceglie i migliori corsi formativi, perché ce ne sono tanti sotto il piazza, non può far scegliere quelli finti, e lì avremo quindi una classe di docenti che cresce qualitativamente
ma con delle magari diversità, perché c'è chi, si è formato magari in determinate specifiche, anzi è formato di più e ha scelto anche specifiche formazioni. E questo è il modello che noi proponiamo anche con gli emendamenti, quindi sostituire quella social card che viene docente, trasformarli in onere retribuito per la formazione, così come tutte le altre misure che prevedono dei soldi per la classe per i docenti, ma secondo me non vanno assegnati né con il premio del dirigente né con la social card, ma vanno assegnati nel tempo e con la formazione. La sensazione che il governo con questo dirigente despota vuole istituire le tasse come sono all'università, anche nelle scuole secondarie, e questo è il vero obiettivo, quello di fare solo clientelismo e consenso sotto questo aspetto. Quindi questa è la cosa che io mi sento di dire, soprattutto al PD, che se vuole fare bella figura deve ritirare il DDL, perché così avanti bastano solo le assunzioni, come dice veramente il collega che ha fatto a me. Per quanto riguarda il merito, se Renzi dice che la scuola, senza la riforma della scuola non si va da nessuna parte, quindi considerandola una cosa primaria, poi dopo mi sento mortificato e dico se proprio il merito vale 60 euro 20 al mese. Quindi io non mi voglio 60 euro, io voglio lavorare a Natale, a luglio, a agosto, ma voglio la 14esima e la anch'io blu e mi porta su tutti i miei voli a fare la scuola. Riguardo a me, io lo devo dire con molta chiarezza, non questa.
nel quale vanno modulate alcune questioni fondamentali di cui avete detto. Il tema che il preside o il dirigente possa scegliere, come dire, parenti e amici non c'è, perché il preside sceglie da una app in cui ci sono tutti gli abilitati che sono dentro a una graduatoria nazionale, per cui sceglie secondo la valutazione, quello che proponiamo noi, di un consiglio di valutazione dei docenti. Allora io faccio l'offerta formativa, capisco l'organico funzionale e che è una Oh,
valore concorsuale nelle gare sono gli abilitati SIS e non gli altri, e poiché noi non riusciamo ad entrare all'interno di queste graduatorie, non so per quale motivo, noi avanziamo come proposta un concorso per titoli con esame finale, in modo da avere valore concorsuale. Il concorso per titoli ci appartiene perché noi non solo abbiamo l'abilitazione, ma abbiamo anche dei servizi per magari persone, quali gli idonei che avete nominato, o altri colleghi che comunque si trovano per fortuna all'interno delle graduatorie di esaurimento non hanno. Un'ultima cosa, distanza anche per la terza fascia, alcuni colleghi sono rimasti fuori l'anno scorso dalle abilitazioni e per poco moriranno all'interno di una terza fascia che non avrà più futuro. E poi il problema dei colleghi delle magistrali. Tagli su tagli a persone a cui era stato detto che il titolo era abilitante, non è stato detto nessun corso abilitante perché potevano stare tranquilli e sono stati sorclassati dai colleghi giustamente di scienze della formazione che hanno e possiedono una laurea. Mettete fine a questa vergogna, per favore. Grazie a tutti. Semplicemente perché siamo partiti con un passo diverso da quello che poi partì il governo.
cose io e la collega sembriamo d'accordo, spero che lei riesca a convincere il suo di Partito Democratico che invece è completamente diverso da quelle proposte che stiamo facendo. Abbiamo già messo in conoscenza il ministro Giannini, perché al contrario di quanto si dice in giro, noi abbiamo incontrato il ministro e gli abbiamo fornito le proposte che però sono rimaste lì nel cassetto. Siccome lo strumento del Parlamento è l'emendamento, quindi in via emendativa costruisce, diciamo, un'ipotesi sia alternativa o comunque in qualche modo mitigativa del disegno di legge. Questo è il tema. Ritirare o non ritirare il disegno di legge spetta al governo. Ora, la strada è parlamentare. Io lo dico con molta chiarezza, non possiamo, allora io ho fatto Parlamento per 20 anni, allora le leggi si cambiano se praticamente insieme facciamo, perché noi abbiamo tutto il tempo fino al Senato, tenete presente, siamo alla Camera. Ma se si mette la fiducia sulle cose che si approvano, ma non è così. Allora, intanto non si mette la fiducia su questo. La legge del tramite, ma voglio dire, è un'altra cosa, se mi consentite ognuno la sua opinione, è un'altra cosa. Il punto è per cortesia. Wait.